Alessandro, però in questo momento io ti devo interrompere perché ti devo dare una buona notizia, diamo una buona notizia a tutti i tifosi della Lazio, perché in questo momento c'è collegato con noi un ex giocatore della Lazio per l'appunto, stiamo parlando di Gabi Mudingai, 69 presenze in maglia biancoceleste per lui, un gol, quello all'Ascoli nel 4-1 rifilato dalla Lazio nella stagione 2005-2006. Diamo il buon pomeriggio, ciao Gabi! Ciao a tutti, ciao! Buonasera! Ciao, buonasera. Io gli ho dato il buon pomeriggio, Alessandro gli ha dato la buonasera, comunque io lo vado immediatamente ad incalzare, vado subito diretto chiedendogli, Gabi, come vedi questa Lazio che si è delineata con tutti quanti gli acquisti, la Lazio che ha realizzato 6 acquisti, è partito però Antonio Candreva, come la vedi in vista dell'imminente campionato che sta per cominciare e la squadra biancoceleste che sarà impegnata allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia con l'Atalanta a partire per la prima giornata. Quindi che Lazio vedi? La Lazio che si sta delineando, come la vedi? Io penso sempre che magari una squadra all'inizio della stagione ci sono sempre tante aspettative positive, no? Io prima di dare un giudizio su una squadra aspetto sempre di vedere un paio di partite. Ovvio che penso che per tutti i tifosi, per tutti noi, vogliamo vedere una Lazio sempre competitiva, una Lazio sempre che fa bene, questo che auguro alla Lazio. E quindi è vero che hanno perso un giocatore importante come Candreva, però penso che gli acquisti che hanno fatto faranno sicuramente bene, cercheranno di non rimpiangere qualcuno che è andata via. Sì, io dando un voto al mercato, Gabi, gli ho dato 6 a questo mercato della Lazio e c'era magari chi era contrario rispetto a questa mia votazione, perché poi alla fine alcuni acquisti sono arrivati, è arrivato Ciro Immobile e comunque sia io credo che poi adesso è ovvio che arriverà anche un esterno destro in sostituzione di Antonio Candreva. Tu, facendogli la domanda, la vedi indebolita o rinforzata, anche se poi hai detto che comunque sia ti piace giudicarla già a partire dalle prime giornate? Quando giocherà, certo. Entrerà in campo? Ma penso che cioè sarebbe anche un'offesa dire da parte mia che adesso si è indebolito perché sono andati via, che quelli che hanno comprato non sono buoni. Penso che la società cerca sempre di fare il meglio per la squadra e quindi io penso che i giocatori che sono arrivati, Ciro Immobile, che sappiamo che è un ottimo giocatore, io penso che bisogna aspettare anche magari che si chiude il mercato, che la società cercherà ancora di prendere giocatori importanti, giocatori forti per poter rimpostare ancora di più la squadra per renderla più competitiva possibile. Quindi adesso il mercato che hanno fatto fino adesso secondo me è buono e bisogna vedere più in là se si farà ancora qualche cosa o no. Allora, ora io ti lascio alle domande prima di Alessandro Paoli e poi vado anche da Valerio De Benedetti. Gabi, insomma, è d'accordo su quello che io ho detto per settimane? Comunque, parola a te Alessandro e rivolgi anche tu una domanda a Gabi. Gabi, guarda, prima parlavamo degli acquisti della Lazio. Avrei la curiosità di capire da parte tua come vedi il centrocampo della Lazio, nel senso se avresti fatto l'operazione di cedere Onazzi prendendo Leitner oppure avresti preferito mantenere Onazzi e non andare a scommettere su un giocatore da rilanciare? Allora su questo bisogna vedere un po' tipo di gioco che magari vuole fare l'allenatore, magari non era adatto Onazzi, adatto più a questo, magari non lo so, ovvio che Onazzi l'abbiamo visto giocare, possiamo giudicare che è un ottimo centrocampista, però quello che hanno preso adesso bisogna dargli anche fiducia e magari tra qualche mese parleremo di un grandissimo acquisto, non si sa. Quindi adesso io penso che chiunque veste, arriva e accetta e veste la maglia della Lazio, bisogna dargli solo fiducia e aspettare di vedere le cose che riesce a fare in campo, perché adesso dire rimpiangere uno che magari è andato via non è secondo me il massimo, bisogna accoccolare chi è arrivato per poter dargli la possibilità di poter metterli in condizione di rendere il massimo, perché quando uno viene alla Lazio deve sapere che
che arriva a una grande piazza e quindi deve dare su se stesso per quella maglia. Per te stavolta c'è Valerio De Benedetti, Gabby. Ciao Gabby. Ciao. Io invece volevo chiederti, allora innanzitutto secondo te cosa manca a questa Lazio? E poi volevo chiederti anche un ricordo sulla tifoseria della Lazio, perché comunque sappiamo bene che tu avevi un bel rapporto con i tifosi, sei rimasto legato, volevi anche tornare alla Lazio più volte, quindi diciamo volevo sapere un tuo pensiero. Il mio pensiero sui tifosi, io ho sempre avuto un ottimo rapporto, cioè, ripeto, l'ho già detto più volte, quando sono arrivato i rumor che girava sui tifosi della Lazio non era diciamo rassicurante per un giocatore di colore, perché mi hanno sempre detto che era una tifoseria di destra, che erano un po' razzista, queste cose qua, quindi io avevo un po' di paura a arrivare alla Lazio, però il nome della Lazio era un nome così importante che nessuno cioè, dire di no è sempre difficile. Quindi sono arrivato dal primo giorno che sono arrivato alla Lazio, sono stato trattato benissimo, mi ricorderò sempre che era Fiuggi, quindi sì, c'era una partita quando sono arrivato, tutti quanti, bravo così, mi raccomando il derby, e già da lì sentivo già che era una tifoseria molto, molto vicina alla squadra. E poi durante gli anni che ho fatto lì, ogni volta che andavo in campo c'era un coro per me e tutto, che ho sempre avuto un ottimo rapporto. Lo cantiamo ragazzi, io lo cantiamo in diretta. Oh Gabby Mudinga, Gabby Mudinga. Lui è più bravo a cantare. No, diciamo, mi sono quindi improvvisato, io faccio il giornalista, non faccio il cantante, però questo coro te l'abbiamo ricordato, perché era il coro che caratterizzava la tua presenza alla Lazio. Gabby, sì, comunque sì, sia. Sì, sì. È stato veramente qualcosa che mi ha sempre dato anche la forza di andare in campo e di dare tutto, perché comunque sapevo che ero apprezzato, sapevo che ero amato. Infatti durante tutta la mia carriera ho sempre cercato di tornare, anche quando stavo in un posto dove stavo bene, ma il mio primo pensiero è sempre stato quello di ritornare. E l'altra volta parlavo ancora con mio figlio, gli dicevo magari se non ero andato via da lì, potevo veramente pensare essere tipo una bandiera, una cosa. Per me sarebbe stato veramente il massimo rimanere lì e diciamo anche fare tutta la carriera lì. Purtroppo non è successo, purtroppo non è andato, però sono contento di quello che sono riuscito a dare e riuscito a prendere dalla Lazio. Sì, purtroppo le vie del calciomercato, poi ti lascio anche a Valerio De Benedetti nuovamente, che ti voleva fare un'altra domanda. Le vie del calciomercato ovviamente, Gabby, sono infinite, a te sarebbe piaciuto essere una bandiera della Lazio e rimanere, ma ad oggi sei un giocatore svincolato. Che novità ci sono attinenti il tuo calciomercato? Vuoi continuare a giocare? Perché ricordiamo, tu sei un classe 1980, vuoi continuare a giocare oppure progetti un futuro nel mondo del calcio, al di fuori del giocatore che sei stato comunque? Guarda, ti dico, allora, sono dell'81. Dell'81, perdonami, giusto. Dell'81, sì. E, io mi sento ancora bene, per poter ancora giocare e dare qualcosa. Poi dopo per il futuro non lo so ancora, però per il momento penso ancora a trovare qualcosa. Ho sempre lo stesso procuratore che avevo da parecchio, sta cercando qualcosa per me, poi io penso che quest'anno riusciremo finalmente a trovare qualcosa, dove, come, non lo so, ma qualcosa che mi dà ancora, come si dice, questa voglia di entrare in campo, perché mi manca tanto. Io continuo a lavorare in fisico, sto benissimo e aspetto e spero che arriva prima possibile qualcosa. Ma sei orientata a rimanere in Italia, perché avevi provato anche l'esperienza all'estero, nella Liga, nell'Elche, però lì poi ci sono stati problemi. Vuoi rimanere in Italia o vorresti andare all'estero? Cioè, quali sono le piste più che tu prediligi? Diciamo che a oggi non posso, come posso dire, rifiutare, dire no qua, no di là. Ovvio che non vado nel paese che magari non come posso dire, che non mi piacciono, però da oggi, da questo momento non posso
rifiutare nulla. Stiamo guardando un po' dappertutto, perché ti dico, la voglia mia di tornare in campo è veramente tanto, perché io quando sono tornato in Italia, al Cesena, ho fatto bene, ho dimostrato che comunque potevo giocare ancora in Serie A, che stavo bene. Ho giocato, mi sembra, sono tornato e rimaneva 15 partite, ne ho giocato 9, se non sbaglio, qui non mi sbaglio a differenza della data di nascita. 9-10, ho giocato anche bene, sono stato veramente bene, quindi io so che posso ancora dare tanto, poi adesso vediamo dove e come, non lo so ancora. Bene, ti lascio ad Alessandro Paoli e Valerio Di Benedetti, che entrambi a testa ti vogliono rivolgere una domanda. Parto da Valerio per prima, perché me l'aveva chiesto lui per primo. No, Gabi, prima parlavamo appunto del tuo rapporto con i tifosi della Lazio. Diciamo che in quegli anni ancora la protesta era ancora fatta all'interno dello stadio. Adesso invece i tifosi hanno deciso un po' di disertare lo stadio, quindi ci sono stati soltanto 2.000 abbonamenti, la protesta comunque continua, in piazza si sono fatti sentire. Secondo te cosa deve fare sia la società sia i giocatori per riportare la gente allo stadio? Come si riconquista la fiducia dei tifosi in questi casi? Allora, io ti posso parlare in quello che riguarda i giocatori, quello che riguarda la dirigenza non ancora, questo non, cioè questo lo sanno loro, devono pensarci loro. In quello che riguarda i giocatori, la prima cosa è il tifoso gli piace una cosa, è la maglia, e i giocatori l'unica cosa che possono fare è sudare quella maglia. È ovvio portare i risultati a casa. Io penso che i problemi si possono superare, penso che anche comunque con le prestazioni in campo dei giocatori, se il proprio tifoso vede che il giocatore è vicino a che si sta comportando bene, che sta dando il massimo e tutto, secondo me il tifoso torna per comunque vedere la squadra che sta dando tutto per quella maglia, che loro fuori li difendono con tutta la loro forza. Dai giocatori dico, l'unica cosa che bisogna fare è sudare la maglia, fare i risultati, e poi quello che riguarda la società, questo non so. Alessandro? Gabi, parlavi del tuo mercato, insomma, che preferiresti quindi giocare in campionati più competitivi piuttosto che, ipotizzo, Emirati Arabi, Stati Uniti o Cina? In Cina va no, bene, però, Lì volevo arrivare, ma se ti dovesse arrivare un'offerta dalla Cina, tipo quella che è arrivata a Pelé, o qualcosa di anche un po' meno, ma comunque molto importante per questo tuo momento della carriera, accetteresti oppure certo rimarresti della tua idea? No, ma certo, ma io ti dicevo, nei campionati, cioè, adesso sono questi qua, Cina, sono tutti i campionati che adesso che secondo me stanno bene, anche a livello delle partite. Io ho visto che, cioè, in America l'MLS, ho visto delle partite che vanno a 2.000, è bello, c'è tifosi, sono campionati comunque che stanno diventando campionati importanti. No, ma al di là di quello poi, Gabi, c'è anche tu parlavi anche di tenore di vita prima, quando ti avevo incalzato sul tuo mercato, quindi magari andare a vivere a New York, a Los Angeles, è una cosa che ti potrebbe interessare. Queste sono cose... Sono posti che non penso che molti visiterebbero, però no, sono tutti campionati, perché tu mi hai detto adesso che è ovvio, se arrivano oggi, domani sto già là. Quindi diciamo Stati Uniti e Cina sì, Emirati Arabi no? Ma anche lì perché no? Anche lì perché no? Quindi, da quello che abbiamo capito, è un Gabi Mooding Guy senza frontiere, apre a tutti i mercati possibili e immaginabili, ovviamente sta trovando. Sì, senza squadra, frontiere, perché la cosa più importante, ho capito, è giocare e farlo sempre a alti livelli, no? Ti rende comunque sempre competitivo, ti rende comunque orgoglioso di quello che fai, e ti diverti anche. E poi cioè, quello che penso. Oltretutto poi tu hai giocato anche nella nazionale belga che
molti prima dell'inizio di questi europei che si sono disputati quest'estate additavano addirittura come la favorita assoluta. È stata un po' una sorpresa il fatto che il Belgio poi sia uscito in maniera indecorosa contro il Galles, ma soprattutto le polemiche si sono ampliate soprattutto su Wilmots, il tecnico dei Diavoli Rossi. E oltretutto Wilmots, che è stato sostituito da Roberto Martinez, ex tecnico di Wigan ed Everton. Come vedi questo cambio? E poi ti volevo chiedere anche, visto che è un tuo connazionale, anche un'opinione su Jordan Lukaku, che è un nuovo giocatore della Lazio che giocherà come terzino sinistro, che si alternerà con Radu. Ma allora, io penso una cosa. Se tu vedi il gruppo del Belgio, cioè nel senso la squadra, vedi i singoli giocatori, vedi il potenziale che c'ha quella squadra, quindi ti aspetti veramente a tanto da parte loro. Quindi perciò la federazione ha preso una decisione, quella di cambiare, perché in questi casi o cambi tutti i giocatori o cambi l'allenatore. E io credo che con il giocatore che hanno, la federazione ha pensato a cambiare l'allenatore. Quindi adesso vedremo con quel nuovo, perché veramente il gruppo, potenzialità ci sono, tanto sono tutti giocatori adesso che conosciamo tutti, di altissimi livelli, di primissimi fascia. Quindi adesso vedremo con questo allenatore, perché magari ci sarà magari c'è la mentalità, qualche mentalità da cambiare in Belgio. Quindi magari con questo, che essendo anche stranieri, porterà magari qualcosa di nuovo, perché le qualità ce l'hanno tutti. Poi magari manca qualcosa, perché se non sono arrivati fino in fondo vuol dire che manca qualcosa, e quindi sarà l'allenatore nuovo di andare a cercare cosa manca. Magari qualcosa che viene da fuori, non lo so, sarà lui Sì, anche perché poi Roberto Martinez, a mio parere, non parliamo di un allenatore di primissima fascia, ma potrebbe essere l'uomo giusto, perché in Premier League, soprattutto quando allenava il Wigan, ha fatto molto bene, e quindi secondo me può essere il manico giusto per questo Belgio. Poi ti chiedevo anche un'opinione su Jordan Lukaku, che cosa ne pensi? Può essere decisivo anche nella Lazio, dopo essere stato decisivo nello Stand nel campionato belga, perché comunque è un giovane di cui si parla un gran bene, deve migliorare dal punto di vista difensivo, e lo vedi bene per la Lazio? Ma guarda, io conosco bene il fratello, però lui l'ho visto quello un po' poche, la verità, l'ho visto poche volte giocare, e però ho sentito anch'io parlare molto molto bene da amici, da gente. Quindi io penso che se l'ha preso la Lazio, secondo me è un ottimo rinforzo, e poi sarà a vedere, perché si deve anche ambientare, conoscere il calcio italiano. Però l'ho visto, e secondo me fisicamente tutto è pronto, fisicamente pronto, ancora magari adattarsi al campionato italiano, però questo col tempo secondo me arriverà. Però penso che è un ottimo affare. Sì, secondo Gabi Mudiché, Jordan Lukaku è pronto per questa nuova avventura. Vado da Alessandro Paoli per l'ultima domanda da parte sua a Gabi, e poi a Valerio De Benedetti, poi chiudiamo questo bel collegamento. Ma la mia curiosità è quella di capire da parte di Mudiché dove colloca la Lazio idealmente in classifica nella prossima stagione, in virtù del mercato che ha fatto sino ad oggi. Gli ho fatto una domanda simile io, però insomma ha detto che deve vedere le prime due o tre partite, però comunque gliela rifacciamo volendo la domanda. Perché guarda, io penso che noi adesso a inizio stagione possiamo fare tutte le non so se pronostici, no? Che vogliamo, che la Lazio può arrivare lì, la Lazio può arrivare lì. Io penso che ci sono state nel passato che la Lazio aveva magari delle squadre in partenza forte per arrivare lì su, e poi si è trovato giù. Perciò io penso che bisogna lasciare un po' lavorare e non mettere troppo pressione anche da parte delle, anche se la Lazio giustamente è una grande squadra, bisogna metterli, bisogna a capire e soprattutto a sapere dove che si può collocare, no? Perché nel senso che è come le grandi squadre, tu sai che Milan, Inter devono arrivare lì, quindi devi sapere, è giusto. Però penso che in questo momento ci sta un po' ci sono tanti problemi nella Lazio, ci sono un po' quindi penso che adesso bisogna un po' a cercare a
a far tornare anche la gente allo stadio. La passione che per il momento... Gabi, perdonami se ti interrompo, io ti volevo incalzare anche su questo, perché l'obiettivo, come hai detto te, è anche quello di far tornare la gente allo stadio. Prima Valerio ti aveva parlato anche della manifestazione, appena 2.000 abbonati, ma per te che sei stato giocatore, giocare praticamente in uno stadio semideserto, quanto influisce negativamente? Certo, ovvio, perché comunque giochi nella Lazio, poi giocare senza il tuo proprio tifoso che ti porta sempre, perché il tifoso comunque allo stadio ti porta sempre qualcosa, nel senso che entusiasmo, carico, tante cose. È difficile, sapendo soprattutto che giochi nella Lazio, vedere poca gente allo stadio così, è vero che ti fa qualcosa, però ti deve anche far pensare che oggi ci sono 2.000 persone e che se fra 3-4 mesi allo stadio vengono 50.000 persone, perché tu hai fatto bene, perché tu le hai riportate tu, quindi è anche quello una grande soddisfazione, no? Questo è un aspetto molto positivo, quello che stai evidenziando, nel senso che poi il giocatore magari è un motivo in più per far bene, quindi questo è positivo. Certo, è un motivo in più per far bene, per far vedere magari che noi nonostante tutti i problemi non ci siamo, noi ci abbiamo le palle per fare questo lavoro e per indossare la maglia che abbiamo, quindi dai ancora di più. Benissimo, allora Valerio De Benedetti, poi concludiamo il collegamento con te, Gabi. Sì, io avevo quest'ultima domanda da farti, Gabi. Tu hai giocato insieme a Simone Inzaghi, comunque l'hai conosciuto. Certo. Cosa ne pensi di lui? Sei contento che adesso è l'allenatore della Lazio e se pensi che possa far bene? Guarda, prima di tutto io sono contentissimo per lui, perché ho giocato con lui e mi ricordo che io quando sono arrivato anche alla Lazio è stato uno di quelli che mi ha subito messo al mio agio, stavo sempre con lui da boh, era uno che scherzava sempre, anche quando le cose andavano male lui cercava sempre di farsi un po', come posso dire, trovare l'entusiasmo, se così qua, no? Quindi sono veramente contento e io penso che riuscirà a fare bene, perché comunque c'ha, è comunque un leader, uno che gli piace questo lavoro, quindi penso che farà bene e gli auguro veramente tutto il bene del mondo. Sì, bene, questa era l'ultima domanda di Valerio De Benedetti, a me mi è venuta in mente un'altra, perché uno dei nomi accostati alla Lazio in queste ultime settimane è stato anche Dennis Praet dell'Anderlecht, anche lui tuo connazionale, anche se alla Lazio serve un esterno destro, lui è più trequartista. Che cosa ne pensi, Gabi? Può essere un nome giusto anche per rilanciare la Lazio con un nome importante in prospettiva? Sì, è un nome importante, perché è giovane, quindi penso che adesso lavorare con i giovani per poter anche avere già la mano sul futuro, no? Nel senso di avere già una Lazio competitiva per più anni, secondo me è una cosa sempre, sempre più positiva. Perfetto, allora siamo davvero arrivati in conclusione, noi ringraziamo Gabi Mudingai per essere stato qui con noi, noi di Città Celeste, come tutti quanti i tifosi di Lazio, lo portiamo nel cuore, perché era un centrocampista che veramente ci metteva l'anima quando vestiva la maglia bianco-celeste. Lui ha parlato anche del fatto che la squadra deve tirare fuori gli attributi per far ritornare la gente allo stadio, una mentalità Mudingai vogliamo per la Lazio a partire dalla prossima stagione, quindi ringraziamo Gabi e gli diciamo che per lui le porte di Città Celeste TV sono sempre aperte. Grazie infinite, Gabi. Grazie a tutti, grazie a voi. Buonasera.